Case chiuse, sì o no, prostituzione. Allora, voi sulle discriminazioni siete stati sempre molto chiari. Questo discorso di intolleranza che faceva lei prima, coinvolge anche, secondo me, il discorso delle case chiuse. Secondo lei, non so se faccio una domanda a cui lei vuole rispondere, ha fatto una riflessione su questa problematica? Colpire le donne? No, non mi piace. Colpire le donne? Non mi piace. Non mi piace. Perché se non ci fosse la domanda non ci sarebbe l'offerta. E prendersela solo con Quanto l'offerta. abbiamo? Pochi minuti? Ok. Tronisti, sa cosa sono i tronisti? Sono quei ragazzi che in televisione al pomeriggio vengono, devono essere scelti da un gruppo, no, sono i ragazzi che scelgono le donne sul trono e va in onda in un realtà, in reality ogni pomeriggio. Insomma, siamo un po' un vecchio modello, no? Sì, Cosa chissà, ne no, pensa? spero che se cambia un po' il vento cambino anche queste trasmissioni. Cosa pensa della nostra televisione? No, non mi piacciono granché. La Cosa vedo, ma guarda? la vedo, guarda, la vedo, ma non mi piace. Cosa guardo? Informazione. Lo sport e quando c'è qualche film, sempre raramente, anche vecchio, ma che mi piace rivedere. Senta, Non sopporto le trasmissioni, i talk show, informazione, perché ne sono un po' saturo, soprattutto quelle urlate, non mi piacciono. Infatti ci va poco, Sì, giusto quando è guarda, io di mio necessario. non ci andrei quasi mai, però a volte devo andarci. Sciopero generale, ci aspetta un autunno, oggi ne avete annunciato uno per la scuola e devo dire che la N'è uno gente se l'aspettava. sciopero per la scuola, poi ci saranno altri scioperi forse nel settore Ma se pubblico. la Gelmini va avanti, voi che fate? E guardi, non è che abbiamo 10.000 armi, il sindacato ha l'arma dello sciopero, della protesta. E Ma poi se quindi questa impone le sue cose, vediamo poi come ma reagire. secondo lei cosa farà? Andranno avanti, perché dicono di voler dialogare, poi in realtà non dialogano. Dicono una cosa e ne fanno un'altra. Che giudizio dà di Berlusconi? Beh, è un uomo molto, guardi, molto abile. Io non ho mai capito chi lo sottovaluta, Lei non perché l'ha mai sottovalutato, no, no, possiamo no. dirlo? Io anzi, userei la categoria contraria di quella che è sempre stata usata. È stato demonizzato, invece no. Va molto riconosciuto per quello che è stato capace di fare, perché solo così puoi evitare che lui poi ti intorti. Cioè, nel riconoscere le sue capacità, tu affermi anche per te una sfida più alta. Se tu pensi soltanto che lui sia uno che non vale, che ha fatto le cose in malo modo, in parte è vero, ma se tu dai questo giudizio, secondo me sottovaluti la sua forza. E questo è sempre stato un errore, anche nel passato. Ma durerà 4 anni e voi cosa farete? 4 anni di Beh, lui ha berlusconismo. avuto il mandato degli elettori Non c'è e dubbio. quindi ha il diritto di governare. Spero che governi bene. Primi atti non mi convincono. E soprattutto sa qual è la cosa che mi pongo? Se un uomo come lui, anche per il suo temperamento o cultura, è l'uomo dei momenti di crisi o meno, perché secondo me lui è più capace di governare i periodi positivi di quanto non sia capace di affrontare i periodi di recessione. Infatti lui non va, ha detto che è presidente operaio, ma va in discoteca, visto, no? Quindi ha Esatto. cambiato Sì, frequentazioni. ma è un problema proprio di Senta, testa. Bonanni è tornato sui suoi passi. Questo un po' dà ragione alla mia tesi, cioè che forse la base vuole più che voi siate più determinati, cioè più Sì, il CGIL che... mi pare che Perché? oggi, Ma guardi, perché è tornato indietro beh, è tornato indietro sulla se si scuola? riferisce sulla scuola perché anche il suo sindacato avvertiva gli umori della base. Suppressione della La CISL è base. un grande sindacato, quindi un sindacato che ha le sue radici. Quando sente che le radici si muovono non riesce a star fermo. Senta, le ultime cose. Perché un giovane, i giovani la stimano, conoscono la CGIL, ma molti non si iscrivono. Cosa ha da offrire lei? Ma guardi, la CGIL intanto è una istituzione, perché sa, abbiamo 100 anni, abbiamo attraversato tutte le parti del paese. Siamo affidabili, la gente lo sa, chi può si iscrive, chi non lo fa trova comunque nella CGIL se ha bisogno un aiuto. E poi ognuno è libero di fare le proprie Di scelte. scegliere. Senti, i comici di sinistra rappresentano il mondo del lavoro? Ma guardi, il mondo del lavoro oggi è complicato dire chi lo rappresenti.
Io vorrei che si rappresentasse da solo. Segretario, la ringrazio. Grazie a lei e a voi.